Questo bilancio di fine anno, un bilancio possiamo dire tutto sommato positivo, con il calo di meno 10% nel complesso. Sì, un bilancio positivo, sono numeri che attestano il corale sforzo, l'impegno dell'Arma di Benevento per questa bella provincia. Sono in calo i reati, alcune criticità come tradimento in abitazioni che si sono verificate quest'estate sono state debellate con l'individuazione di questa banda di albanesi che le perpetrava. È un'attività che noi ci riproponiamo di intensificare ancora per il futuro, soprattutto per quanto riguarda lo spaccio di sostanze stupefacenti e la criminalità predatoria, richiedendo al cittadino, come al solito, la collaborazione. Il cittadino sannita ha fiducia nelle forze dell'ordine, deve continuare ad avere fiducia nelle forze dell'ordine. Per quanto riguarda l'Arma dei Carabinieri, prometto l'impegno di tutto il personale perché questa provincia continui a essere ancora una provincia vivibile e serena sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ecco, erano due dati principali sulle rapine in abitazione, soprattutto in provincia, con l'operazione Bando dell'Est, e accennava anche che ci saranno ulteriori sviluppi probabilmente in questi anni che possono. Certamente, noi dobbiamo sempre distinguere il controllo del territorio, quindi gli arresti in flagranza, dalle attività investigative. Le attività investigative hanno dei tempi diversi, ce ne sono varie, molto importanti, su varie fenomenologie criminali. Sono certo che nei primi mesi del prossimo anno avremo già dei riscontri dall'autorità giudiziaria, sia quella di Napoli che quella di Benevento, con cui la collaborazione è di primissimo livello, così come mi piace sottolineare la sinergia che c'è fra tutte le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, il Corpo Forestale dello Stato e la Guardia di Finanza. Tutti lavoriamo per un unico scopo, la sicurezza della popolazione sannita, e tutti sappiamo che il nostro datore di lavoro è il cittadino, a cui noi vogliamo rispondere giornalmente con la massima efficienza ed efficacia. Ecco, l'ultimo dato riguarda invece il contrasto alla droga, quindi le tante operazioni, i giornali libertà e tanti figli sono stati superficialmente sequestrati, quindi attività importante e perplessante anche per l'anno prossimo, ovviamente, riguardo il contrasto ai stupefacenti. Assolutamente sì, purtroppo il mondo della droga è un mondo in continua evoluzione che vede sempre più minori attratti da questo criminale pericolo. Ci stiamo sforzando già da tempo e tante sono state le nostre operazioni per interdire non solo i canali di afflusso della sostanza stupefacente a Benevento, ma di contrastare lo spaccio proprio al minuto, ma non solo, anche con una campagna informativa che rientra nella cultura della legalità. Quando entriamo nelle scuole, quando incontriamo i giovani nelle parrocchie o nei luoghi di aggregazione giovanile, noi ribadiamo come tra i vari pericoli che loro devono affrontare giornalmente in questa società così dinamica e complessa, il pericolo della droga è forse il principale, per tutti gli effetti dannosi che ne ha nei confronti non solo della salute, ma anche del loro corretto sviluppo morale e penale.